One Podcast. Come si fa a scegliere il libro perfetto anche per l'estate? Con Cristina Di Canio. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale, come facciamo tutti i giorni nel nostro podcast, 7 giorni a settimana, 365 puntate l'anno, commentiamo e parliamo di innovazione, ma come di consueto facciamo al sabato, c'è un caffettino due voci, ovvero un altro ospite con me che parla e discute su un tema. Oggi voglio risolvere il mio problema più importante dell'estate, cioè scegliere i libri giusti, un po' perché sono un lettore normale, 10, 15, 20 libri all'anno al massimo, ma perché soprattutto leggo d'estate. Risolverà questo annoso problema mio, ma immagino anche vostro, di che cosa scegliere, come avvicinarsi alla scelta di un libro, come l'intelligenza artificiale ci sta rompendo le scatole nella lettura, nella scelta dei libri, ma non soltanto. Sarà con noi Cristina Di Canio, libraia e anche podcaster, quindi anche una collega, ma soprattutto una comunicatrice, divulgatrice, parla spesso di lettura di libri ed è bravissima a scrivere e a raccontare anche le storie degli altri. Per cui oggi, Cristina, come si fa a scegliere un libro? Che domandona. In realtà, forse la prima cosa è l'essere molto curiosi, perché ci sono due tipi di lettori che entrano in libreria, almeno ti parlo della mia di esperienza. Hai la persona che entra in libreria e sa esattamente ciò che vuole. Quindi arriva, ti chiede il titolo e quello che tu fai è, banalmente, tra virgolette, consegnare il libro che ti viene chiesto. La cosa, la parte più bella e stimolante è quando appunto dicono mi consigli qualcosa. Quindi ecco, come scegliere un libro in libreria? Affidarsi a chi potrebbe intercettare il tuo gusto di quel momento, perché non c'è il libro perfetto per tutti e anche il libro che a te può piacere magari ti piace solo in determinati momenti della tua vita, del tuo anno, di quel momento lì, capito? Quindi bisogna capire, la mia controdomanda è sempre, quando mi chiedono consigliami qualcosa, è di che storia voglia adesso, in che fase sei, perché siamo in continua evoluzione, quindi anche le storie di cui abbiamo voglia cambiano. Bello, perché effettivamente ci, diciamo, destabilizza nella scelta, ma ci rassicura, perché dice ok, a questo punto posso leggere questo libro e poi nel futuro potrò rileggerlo, oppure no, ce ne sarà un altro a seconda di come starò nella vita. Ma quanto valgono poi parenti, amici, cugini, colleghi nella scelta del libro, no? Cioè quelli che ci suggeriscono il libro giusto per noi in quel momento. Allora, beh ragazzi, qua finiscono amicizie o relazioni, quando immaginati il tuo libro preferito, ti piace da morire, lo consiglia una persona e gli fa schifo, è un disastro, cioè il libro è già quasi un bigliettino da visita, quindi diciamo che può essere già un metro di giudizio rispetto a chi hai di fronte, a parte le battute, in realtà ti fidi di chi ha dei gusti simili ai tuoi o di persone che stimi, dici vabbè, ma se è piaciuto a lei, è piaciuto a lui, provo anch'io. E poi ripeto, ci siamo noi, queste figure strane, mitologiche, che sono i librai. Io ogni tanto mi fiderei di qualche libraio, te la butto lì. Poi magari in conclusione del nostro caffettino ci dai qualche titolo. Senti, a proposito di persone, no? Sai che in questo podcast io tutti i giorni cerco di aggiornare le persone sul mondo dell'innovazione, ci sono tante notizie. Ecco, come fai tu a scegliere un libro tra tanti libri che escono e pochissimi che sono letti? C'è un metodo anche tu dal tuo punto di vista professionale? Certo che sì, sai cosa faccio? Mi faccio consigliare. A mia volta, o meglio, proprio perché, come dicevi tu, ci sono tantissime novità, tantissime riedizioni, parliamo di 80.000 titoli all'anno, quindi quante vite mi ci vorrebbero, anche solo per leggere le sinossi di 80.000 titoli. E quindi ogni volta che entra una persona in libreria, io a quella persona chiedo, mi consigli un libro da leggere? Perché lo mettiamo a scaffale, quindi la tua esperienza diventa anche la mia. Perché ovviamente mi racconti perché ti è piaciuto e soprattutto magari inciampi in storie che non hai sentito, in generi che di solito non leggi, perché poi io ho un problema, sono una lettrice molto triste, amo soffrire nei libri e quindi diventa poi problematico se entra qualcuno e mi consigli qualcosa di leggero.
E io dico, ma sei sicuro? Guarda che c'è questo bellissimo libro dove soffri tantissimo, che secondo me... No, e quindi ecco, diciamo che il consiglio spassionato che arriva da un lettore o da una lettrice è fondamentale, perché anche i lettori poi che entrano dopo, io ho questa parete fatta solo da consigli di lettura, la percezione è diversa, perché lì hai la sensazione che nessuno te lo debba vendere, che se quella storia si trova in quello scaffale di consigli di lettura è perché davvero ha lasciato il segno a qualcuno. Ok, beh, insomma, anche questo, diciamo, umano con umano da questo punto di vista. Leggevo l'altro giorno una statistica che diceva che comunque un numero veramente basso di libri riesce a vendere, no? Cioè, e c'era questa tesi, questa analisi su quanto noi siamo molto più interessati a scrivere piuttosto a scrivere il nostro libro piuttosto che a leggere quelli degli altri. Secondo te perché c'è questa dinamica anche nel nostro paese di persone che vogliono dire ma non vogliono ascoltare? Hai proprio colto, cioè vogliono dire ma non vogliono ascoltare, forse questo è veramente l'emblema e il problema. E mi è capitato anche in libreria, sai, che venissero persone a proporre il proprio libro, la propria storia, vorrei venire, raccontare, presentare, e non hanno guardato neanche per sbaglio cosa venisse proposto in libreria, anche solo per capire, sono nel posto giusto? La mia storia è dove potrebbe funzionare? E non so se ci sia una soluzione a questo, non so se ci sia una risposta, probabilmente... Sì, non siamo più pronti ad ascoltare, e io invece spero tantissimo, vivissimamente, che nelle librerie un pochino ci sia un'inversione di tendenza. E secondo te può arrivare dai giovani questa inversione di tendenza, dai giovanissimi? Certo che sì. Allora, guarda, in realtà se ne dicono un sacco sui giovani, e allora, io non sono mamma, ma sono felicemente zia di due ragazzine ormai, ma forse tu te lo ricordi, perché quando ho aperto la libreria mia nipote aveva 11 mesi. Sì, sì. E adesso, sì. Ecco, adesso ha scelto, così ti faccio sentire un po' vecchio, ha scelto le superiori. Cioè, ecco. Un po' di anni passano. Quei 2 o 3 anni, esatto, 2 o 3 anni, ma è una giovane donna molto consapevole, curiosa, così come anche sua sorella, e quindi io quando mi confronto con loro, quando parlo con loro, quando le ascolto, io ho ancora un po' di fiducia nel futuro, ce l'ho. Perché in realtà è vero che hanno tanti, tanti più strumenti di quanto magari non ne avessimo noi alla stessa età, però non tutti si perdono nei click, nello scrollare storie o nel fare il ballettino su TikTok. Molti di questi strumenti li usano per scoprire il mondo e avere magari qualche chiave in più per trovare il proprio di posto, no? Su questa terra. Quindi ecco, io spero che i giovani siano davvero poi la risposta. A proposito di innovazione, di cose fratte giovani ma poco umane, qualche giorno fa abbiamo parlato di questa notizia che Amazon fa fatica a tenere fuori dalle proprie liste di bestseller, questi famosissimi bestseller, i libri scritti dalle intelligenze artificiali, e in una categoria addirittura c'erano solo 19 umani sui primi 100. Che cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale, della scrittura e della lettura? Oh mio Dio, allora, io come ogni innovazione sono attratta e allo stesso tempo intimorita, perché secondo me il nuovo va esplorato. Certo è che bisogna poi avere gli strumenti per capirlo, per comprenderne magari quale possa essere l'utilizzo che non va però a denaturalizzare tutto, solo che se tu è difficile capire cosa venga scritto da una macchina e cosa no, perché mi è capitato anche di leggere alcuni articoli e ho detto, ma chi l'avrà scritti? Una macchina? Ho visto addirittura un video di un musicista, sì? Forse era il chitarrista DJ Axe dell'articolo 31, può essere, lui fa questi video YouTube, non ricordo il nome, perdonami, però avevo proprio visto questo video dove lui chiede all'intelligenza artificiale di scrivere una canzone che avrebbero potenzialmente cantato insieme Eminem, Michael Jackson e il cantante dei Queen. Io, ascoltami, io stavo male, cioè non è possibile, capito? Come ogni su questo cosa. Sui libri tu hai provato a leggere qualcosa scritto dall'intelligenza artificiale? No, non ancora, forse mi sto rifiutando. Forse ho paura. No, non mi è capitato, magari sta succedendo e non lo so. Potrebbe anche essere così. Chi lo sa. Senti Cristina, se vuoi darci un consiglio di lettura, visto che stiamo per mettere
i piedi in acqua vicino alla sabbia o in montagna per una scalata? Allora, dipende se usiamo l'estate per leggere quello che non abbiamo tempo di leggere durante l'anno, perché poi che cosa accade di solito? Arrivano in libreria persone dicendo ok, devo partire, quindi ho uno zaino pieno zeppo di titoli che mi porto e poi forse leggono 20 pagine, no? Perché partiamo con un sacco di buoni propositi. E quindi ecco, dipende se bisogna, se si vuole leggere qualcosa che durante l'anno non si fa tempo, o se no andiamo su un giallo che vi tiene incollati alle pagine, che io ho adorato, uscito tempo fa. Può non essere una novità, Mario? Possiamo stare su un titolo a catalogo uscito da un po', che mi piace il fatto che i libri non scadano. Ti direi Il passato non si cancella, Domenico Wanderling. È ambientato a Milano, ma è un noir, è un giallo dove niente come sembra, e dove la parte più stimolante, più intrigante è proprio quella della psicologia dei personaggi che vengono raccontati. Ecco, forse un libro del genere l'intelligenza artificiale non riuscirebbe a scriverlo. Vabbè, te la butto lì così. Grazie mille. Grazie a te. Questo è Il Caffettino e io sono Mario Moroni. Ogni giorno, 7 su 7, 365 puntate l'anno. Se ti è piaciuta questa puntata, vai su Spotify, metti 5 stelle al podcast, attiva la campanellina e inserisci segui. E poi, visto che abbiamo parlato di libri, La fine dei social è uscito più o meno un mesetto fa. Vattelo a comprare, vattelo a leggere e fammi sapere cosa ne pensi. Buona lettura!